Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 21 agosto, ricordiamo San Pio X Papa. Ascoltiamo. Giuseppe Sarto nacque a Riese, presso Treviso, il 2 giugno 1835. Primogenito di 10 figli, ricevette i primi insegnamenti religiosi in famiglia. All'età di 9 anni, Giuseppe confida alla mamma di voler diventare prete. Nel novembre del 1850 entrò nel seminario di Padova e il 18 settembre del 1858 fu ordinato sacerdote a Castelfranco Veneto. Fu cappellano a Tombolo, parroco a Salzano e poi canonico e cancelliere della curia di Treviso. Leone XIII lo elesse il 24 novembre 1884 vescovo di Mantova, quindi vescovo di Santa Apollinare di Roma e in seguito cardinale e patriarca di Venezia. Morto Leone XIII, il 4 agosto 1903 il cardinale Sarto veniva eletto papa col nome di Pio X. Sulla cattedra di Pietro, Pio X fece delle riforme che rimarranno indelebili nella storia del pontificato, dalla riforma della musica sacra alla codificazione del diritto canonico, ad encicliche sul catechismo, sull'Immacolata Concezione, contro la massoneria, alla riorganizzazione dell'azione cattolica. Pio X fu sensibile a molti altri gravi problemi sociali, politici ed economici del suo tempo, tra cui il socialismo, problema aperto dalla non expedit di Pio IX, la separazione francese fra Stato e Chiesa, i problemi sindacali esistenti in alcuni stati europei, l'avvicinarsi della guerra mondiale, o come egli diceva, il guerrone. Poveri figli miei, poveri figli miei, sospirava nell'agonia. Offro la mia vita. Milioni di uomini che muoiono. Lo avrei voluto evitare, ma non ho potuto. Morì il 20 agosto 1914. Pio X è stato un papa molto molto attivo, ma oggi voglio ricordarlo per quello che lui fece proprio riguardo alla musica sacra. Infatti con un motu proprio espresse questo concetto e molti altri. La musica sacra, come parte integrante della solenne liturgia, ne partecipa il fine generale, ossia la musica all'interno della liturgia ha lo stesso scopo della liturgia stessa. E qual è questo scopo? Innanzitutto, uno, la gloria di Dio, la santificazione ed edificazione dei fedeli. Essa concorre ad accrescere il decoro e lo splendore delle cerimonie ecclesiastiche. Questo ha avviato una grande riforma della musica sacra. E quindi io voglio provocare voi, pensando un po' ai vostri ambienti, alle vostre parrocchie, al vostro comportamento, com'è la musica sacra nelle vostre liturgie, a messa o nelle preghiere? E qual è la finalità secondo la vostra intenzione? È la gloria di Dio, come ci insegna questo Papa, non magari la consolazione oppure il piacere dei fedeli, è la santificazione e l'edificazione dei fedeli a essere uno degli obiettivi principali, non magari l'intrattenimento per cui si va a scegliere ciò che più piace o che più è semplice. Attenzione quindi a quando inseriamo dei brani musicali a quello che pretendiamo, perché molto spesso andiamo a rincorrere più i nostri gusti, più quello che a noi sembra divertirci, renderci meno noiosa, uso questa parola, la liturgia piuttosto che qualcosa che veramente con il suo decoro, con la sua profondità ed espressione artistica vada ad esprimere la gloria a Dio e soprattutto possa concorrere alla nostra santificazione. Un'altra domanda, come partecipate al canto alla liturgia? Non è che state lì seduti e ascoltate passivamente quello che fa il coro? Fate delle belle proposte anche se siete in assemblea e cercate di fare in modo che il servizio di animazione liturgica coinvolga voi il più possibile. Quindi cercate di buttarvi, non conta essere intonati, l'importante è avere un volume di voce che non disturbi eccessivamente, ma comunque buttatevi a cantare, cercate di partecipare soprattutto per il Gloria, l'Agnello di Dio, il Santo, queste parti particolarmente importanti della liturgia, ecco, partecipate anche voi con il canto, non siate timidi e non lasciate fare tutto al coro. E per questo ci affidiamo all'intercessione di Pio X. Prega per noi.